È il momento del trionfo, vediamo la prima partenza e poi il patatrac che determinerà la sosta della corsa. Il mucchio selvaggio alla Saint Peckinpah, succede di tutto, si riparte in condizioni di safety car e l'unica lotta reale è quella tra Ugo Ciuco e Brando Badoer. Tutti gli altri più o meno resteranno nelle loro posizioni. C'è un tentativo anche di Badoer di eccolo qui, supera Ugo Ciuco, siamo all'inizio, poi tenterà il pilota veneto anche di superare Tapponen, ma verrà toccato dalla vettura di Tapponen. In questo momento è già stato toccato dalla monoposto del finlandese. Eccoli qui che sono alle prese l'uno con l'altro e qui verrà risuperato ancora una volta da Ugo Ciuco. Ci sarà una leggera tamponata da parte di Slater, vedete che è costretto a rallentare tanto Brando Badoer e il suo compagno di squadra andrà con il musetto anteriore a toccare il cambio della Tatus. Da quel momento in poi Brando recupererà la posizione. Qui c'è invece la manovra un po' troppo speranzosa da parte di Nicola Lacorte nei confronti di Matteo Quintarelli e queste sono le immagini del primo sconfitto di questo evento, ovvero Ugo Ciuco. La gara di fatto non avrà più storia fino alla conclusione con la meritatissima vittoria di Kasper Stuka davanti a Tuukka Tapponen, che nelle ultime corse è ritornato a